Bentornati su Bikerella, siamo sempre nel nostro viaggio sull'Orient Express con 77 Roads. In questo episodio vi raccontiamo delle nostre tappe in Bulgaria. Andremo a Sunny Beach, l'Ibiza dell'Est, vedremo l'antica città di Nessebar, patrimonio dell'UNESCO, e poi Plovdiv, l'antica Filippopoli con le sue case del periodo della rinascita nazionale bulgara. Sofia, la capitale. Inoltre andremo in Turchia, ad Istanbul, una città dal fascino millenario. Quindi partenza da Bucarest, attraversiamo la frontiera sul Danubio e poi in Bulgaria, destinazione Sunny Beach sul Mar Nero. Buongiorno, oggi il nostro programma prevede partenza da Bucarest e arrivo a Burgas sul Mar Nero. Andiamo! Siamo su un ponte di ferro che collega la sponda rumena del Danubio con la sponda bulgara. Entriamo così ufficialmente in Bulgaria. Eccoci in Bulgaria, alla fortezza di Obek. L'abbiamo scelta per fare una pausa pranzo, anche se è stata faticosa. Beh, un bello scarpinetto. La fortezza ormai non c'è più. Siamo a circa 2 ore dalla destinazione finale. Ci siamo fermati a mangiare un panino. Siamo a 20 km da Sunny Beach. La chiamano l'Ibiza dell'Est. È la spiaggia più estesa del Mar Nero. Dopo una piccola sosta in hotel e un bagnetto nel Mar Nero che ci voleva, siamo a Nessebar, che è una località a pochi chilometri dal nostro albergo. È una piccola cittadina medievale, patrimonio dell'UNESCO, e andiamo un poco a scoprirla insieme. La visita di Nessebar ci aspetta il briefing serale. Siamo tutti attenti perché domani ci aspetta, come direbbe Giovanni, la tappa delle tappe, la magica Istanbul. Ed eccoci di nuovo in moto in partenza da Sunny Beach, direzione Turchia. Attraversiamo il parco naturale della Stranza per poi attraversare la frontiera dove perderemo ben 3 ore e via verso Istanbul. Oggi, allora, innanzitutto è la tappa delle tappe, cioè la tappa più bella, la più lunga e anche la più pericolosa, perché mi diceva Pino che entrando con le moto sfascevamo tutte le bancarelle. Del Gran Bazar. Stiamo a vedere, bisogna sempre vedere. Siamo nel Parco Naturale della Stranza, a 9 km dalla frontiera turca. La frontiera turca sarà una vera prova di resistenza, 3 ore di burocrazia accompagnate nel finale dal canto dei muezzin. Elena, allora com'è andata la frontiera? Addio. Pierluigi, da quanto tempo sei qui alla frontiera? Che giorno è oggi? Sabato, mercoledì, da mercoledì. E poi finalmente cavalchiamo le strade della Turchia, direzione Istanbul. Alcune bandiere sono così enormi che sembrano lenzuola giganti al vento. E poi il traffico, man mano che ci avviciniamo alla città, diventa sempre più selvaggio, fino a diventare pazzesco, tanto da far sembrare quello delle nostre città metropolitane un gioco per dilettanti.
In serata ci aspetta una cena in terrazza, con una vista da togliere il fiato sulla Moschea Blu, e dopo cena ci avventuriamo nel misterioso mondo del narghilè, dove anche chi non ha mai fumato si lancia senza freno in questa esperienza. Cavolo, Non è devo dirvi che abbiamo finito la tappa della tappa. Ho portato i ragazzi che non volevano venire e gli ho detto: ma quando mai passerete di nuovo da Istanbul? Dai, su. Pino vuole andare a letto, gli ho detto: ma esci, è un sonno, sempre sonno, mal di testa, l'ho distrutto, esci un attimo che fa un tè caldo. Io ho preso un mojito. C'è un'altra età, ma questo qui è una macchina. Ed eccoci nel nostro secondo giorno ad Istanbul, in giro con la nostra guida Bengi, che condivide con noi la storia, gli aneddoti, la cultura di questa meravigliosa città. La nostra prima tappa è la maestosa Basilica di Santa Sofia. La storia di questo edificio è straordinaria, è stata un tempo basilica cristiana, poi trasformata in moschea, nel 1935 in museo e solo ultimamente, nel 2020, è stata nuovamente trasformata in moschea, un edificio dalla storia millenaria. Dopo continuiamo il giro della città con la nostra guida e i racconti, i dettagli, immersi nei colori, nei profumi e nel folklore di questa splendida città dalla storia secolare. La nostra intensa giornata finisce con il ritorno al ristorante nella terrazza del nostro albergo, perché la vista sulla Moschea Blu di notte è carica di magia e di poesia, e ce la godiamo di nuovo nella nostra ultima sera ad Istanbul. 1, 2, 3, yes. Wow, thank you. Stasera ti stai dando proprio, ci stai dando dentro. Non aspettavo su barbecue. Nemmeno io. Vai. Va bene. Ed eccoci di nuovo in viaggio, lasciamo la Turchia e ritorniamo in Bulgaria per una nuova tappa nell'antica Filippopoli, ovvero la moderna Plovdiv. Siamo per arrivare alla dogana tra la Turchia e la Bulgaria. Speriamo che sia veloce. La Turchia ci saluta con un bel güle güle. Eccoci nella città di Plovdiv, è la seconda città della Bulgaria più grande dopo Sofia. È l'antica Filippopoli, praticamente è stata abitata dai traci nel 4000 a.C., il che la rende la città abitata più antica d'Europa. Questa alle mie spalle è l'antica moschea di Umaya, è intorno al 1300 ed è l'unica moschea rimasta a Plovdiv. Qui invece ci sono i resti dello stadio romano.
La città vecchia ospita inoltre una straordinaria collezione di edifici antichi, case tradizionali che si richiamano allo stile del Revival bulgaro, che è un movimento architettonico emerso dopo l'occupazione ottomana e durato 5 secoli. Questo invece è il quartiere Capana, che è praticamente il quartiere bohemien della città. In antichità era un quartiere abitato da mercanti e artigiani. Dopo una giornata ricca di esplorazioni andiamo in hotel, dove ci aspetta il nostro consueto briefing serale, in cui il Massimo, il nostro tour leader, ci svela i dettagli dell'avventura che ci aspetta il giorno dopo. Ed eccoci di nuovo in viaggio verso una nuova avventura, lasciamo Plovdiv, siamo diretti in Macedonia del Nord, ma faremo un'ultima tappa in Bulgaria, a Sofia. Oggi siamo in partenza da Plovdiv e siamo diretti a Skopje, capitale della Macedonia del Nord. Ma passeremo prima per Sofia, un'altra capitale, quella della Bulgaria. Siamo arrivati a Sofia. Siamo davanti alla cattedrale Aleksandar Nevskij. E dopo quella di Belgrado, di San Sava, la cattedrale ortodossa più grande del mondo, è stata dedicata all'eroe russo Aleksandar Nevskij per ringraziare l'intervento militare russo quando c'è stato l'attacco dei turchi. Adesso invece andiamo a vedere la chiesa di Santa Sofia, che è la chiesa più antica di Sofia dopo la rotonda di San Giorgio. È stata costruita nel IV secolo da Giustiniano. È stata chiamata Sofia perché in greco significa saggezza, quindi Giustiniano voleva fare un dono alla saggezza di Dio. Poi i cittadini della città si innamorarono così tanto di questa chiesa che cambiarono il nome antico di Sofia, che era Sedrev, in Sofia appunto, in onore a questa chiesa. Purtroppo però questa chiesa durante la dominazione turca fu trasformata in moschea e molti dei dipinti all'interno furono distrutti. Poi il resto l'hanno fatto anche 2 terremoti che ci sono stati più o meno nel 1800. Abbiamo anche visto la statua di Santa Sofia, una santa martire della Chiesa Cattolica, ma il punto è che Santa Sofia non c'entra nulla con questa città, perché Sofia si chiama così perché nasce dalla chiesa di Santa Sofia, che in realtà Giustiniano fece erigere per dare omaggio alla saggezza di Dio, e qui il nome della città non c'entra nulla con la santa. Tra l'altro, se vedete, è una specie di statua greca che ha anche una civetta e una corona di alloro, che erano proprio simboli pagani a cui la santa si era rifiutata di dare omaggio, ed è proprio per questo motivo che è stata uccisa. E quindi adesso si ritrova questa città, una Santa Sofia martire che nulla c'entra con il nome della città stessa. Questa invece alle mie spalle è la chiesa ortodossa di San Nicola. È una chiesa del 1800 ed è patrimonio dell'UNESCO. Pare sia stata costruita sui resti di una moschea. E all'interno è bellissima, ma purtroppo non può essere né fotografata né filmata. Siamo in partenza da Sofia. Siamo diretti a Skopje, capitale della Macedonia del Nord. Ma prima però dovremo attraversare la frontiera. Questo episodio finisce qui. Non ti faremo vedere il percorso che abbiamo fatto fino alla Macedonia del Nord, lo faremo però nel prossimo episodio, per cui iscriviti al canale, attiva la campanella, non perderti i prossimi episodi. E soprattutto, se sei arrivato fino a qua, vuol dire che ti è piaciuto, quindi metti un like!